Una ripresa dopo le festività pasquali del tutto difficile sui mercati delle cripto perché c'è uno scivolone anche consistente di Bitcoin proprio nella unica giornata, nella prima giornata del mese di aprile che ha senso in termini di quotazione perché è quella dove abbiamo l'apertura sia dei mercati americani che dei mercati europei. Lo scivolone è anche consistente, arriva anche dopo la questione legata al raggiungimento del livello di Fibonacci di cui vi parlo praticamente dalla scorsa settimana. Situazione complessa, è stata quindi introdotta, diciamo, una variabile che può decretare una discesa dei prezzi di Bitcoin per un tot di tempo, sì o no? Che cosa sta succedendo anche a livello di questioni di mensili e anche a livello, ecco qui la candela mensile. Adesso andremo a parlare quello che ha fatto Bitcoin a livello mensile e questo grafico a livello settimanale. Invece, che cosa ci indica? C'è una questione ciclica importante. Allora, nella giornata di oggi andiamo a fare il punto sulla situazione medio-lungo periodo, quindi mensile, settimanale. Guardiamo solo un po' il ciclo di natura daily e quella che è la posizione daily perché. Sulle questioni di breve ve ne ho già parlato, ragazzi. Faremo riferimento anche ad alcuni video che ho già registrato, che ho già messo su YouTube, cioè quelli relativi all'halving, dove mettevo anche in un po' allarme, tra virgolette, tutti spiegando che la possibilità per Bitcoin di tentare nuovi massimi è veramente cosa di pochissimi giorni, dopodiché il tempo stringeva e probabilmente saremmo entrati in un laterale. C'è modo ancora di farlo o meno? Ne parliamo oggi e poi domani invece andremo a vedere quello che è il video classico, un po' più breve termine, ragazzi. Anzi, appunto, di questa cosa che vi dicevo del breve ne parliamo domani, perché oggi volevo fare il punto invece sulla situazione per via della questione che abbiamo chiuso il settimo mese di fila positivo, abbiamo fatto anche i massimi storici in termini mensili. Boom, lancio la moneta. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. La moneta dice che si sale, ragazzi. Però, sarà così. Insomma, io sono più che felice. Allora, andiamo a vedere intanto una questione. Punto primo, la questione legata agli ETF. Allora, abbiamo appena pubblicato anche un post sul mio blog. Ragazzi, il blog lo trovate appunto tradingon.it, ma tra le altre cose sul canale Telegram andiamo a linkare tutti gli articoli che escono con gli aggiornamenti in tempo reale. Vi lascio il link del canale Telegram in descrizione. Tra le altre cose, se qualcuno di voi volesse provare questa promo di Bybit, ricevi 200 dollari di posizione, una posizione in open, ragazzi. Attenzione, non sono 200 dollari veri. È ancora attiva perché l'abbiamo prolungata fino al 20 di aprile. Quindi ricevete una position di 200 dollari in leva, da quello che ho visto. Poi ho studiato meglio la questione. Ovvio che se poi va bene, insomma, chiaramente avete una posizione aperta, scegliete voi dove, come e quando, di 200 dollari. Altrimenti, poi se la liquidate, ovviamente prendete una ventina di dollari, una cosa del genere. Vi lascio anche di questa il link in descrizione. Allora, abbiamo pubblicato la questione legata all'ETF e ai deflussi degli ETF per quanto riguarda la ripresa di questa struttura, appunto, dei deflussi. Il dato lo prendete sempre da BitMEX Research, che è quello che utilizzo io in questo momento. Tra le altre cose, vi faccio vedere anche come sia legato, adesso non riesco a ingrandirvi tanto purtroppo perché non riesco a farlo, insomma, da qui senza disegnare. Guardate com'è legata la struttura dei deflussi all'atteggiamento di Bitcoin. Poi c'era stata una ripresa con la ripresa dei prezzi e la giornata di ieri è stato un deflusso, probabilmente anche oggi lo sarà. E andiamo a guardare a livello grafico che cosa ha fatto Bitcoin esattamente questo. Cioè, periodo di deflusso, poi ripresa, perché c'era una fase di ripresa anche dei flussi che sono stati questi pochi giorni qui, e dopodiché sta ritornando a scendere. Incredibile come siano legate le due cose in questo momento. Non c'era neanche da così rimanere scioccati da un atteggiamento del genere, perché in realtà è ovvio che avendo un legame in questo momento molto pronunciato, Bitcoin con la creazione appunto degli ETF spot, c'è proprio una correlazione abbastanza diretta. Secondo me, man mano si perderà, però al momento è così. Quindi, da un punto di vista classico, questa struttura è una struttura che è molto legata anche alla questione degli ETF. C'è
Un problema, ragazzi, un problema molto serio in questo momento, di cui parliamo però nel video di domani. Oggi ve lo accenno, cioè la questione che qui si è andata a creare in pratica una struttura che teoricamente potrebbe essere molto negativa, perché il triangolone che si era andato a strutturare sta per essere breccato nella giornata di oggi. Attenzione, deve essere fatto in close sotto 67,5, ancora non è stata chiusa la giornata, quindi un eventuale recupero potrebbe innescare addirittura una spinta opposta, perché avviene di solito così, quindi ancora bisogna attendere. Però la questione è delicata. Primo, perché questa candela potrebbe innescare il cosiddetto ribasso dovuto appunto al raggiungimento del livello di Fibo di cui insomma siamo messi a ridere la scorsa settimana anche nelle varie cose. Perciò una continuazione di questo ribasso sarebbe pericolosissimo. La perdita poi del livello di 60.000 dollari e 3 innescherebbe un trend ribassista di breve periodo, quindi sarebbe l'inversione di trend, la prima dopo un anno e qualcosa di Bitcoin, se dovesse effettivamente farla. Quindi ne parliamo domani, però. Perché? Perché oggi volevo farvi vedere altre cose e soprattutto dei livelli, dei grafici un pochettino più strutturati in termini di lunghezza, quindi lungo periodo. Intanto, ragazzi, primo close del mensile a 71. A 71, 2 e 85, questi prezzi di Bitstamp, insomma sopra i 71.000 dollari, la più alta di sempre, quindi all time high in close mensile, che va a breccare il livello precedente di close mensile dei 61 e 3 circa. Quindi in pratica, ragazzi, i massimi storici di Bitcoin in termini di chiusura mensile sono stati raggiunti per la prima volta un paio di giorni fa, perché la precedente chiusura, vedete, aveva fatto 61.160, che era inferiore, anche se di pochi dollari, rispetto alla precedente. Quindi solo nella chiusura insomma, 31 di marzo è stato fatto il massimo storico in close mensile di Bitcoin, il vero massimo storico, quello che proprio è rappresentativo in termini definitivo, ecco, diciamo così, quello che segue chiunque, che istituzionale o che sia, insomma, in generale. Però da qui adesso andiamo a scendere, diciamo, perché dopo la close il massimo storico sta ritracciando. Beh, intanto perché potrebbe anche tentare il pullback Bitcoin e quindi tentare di riavvicinarsi in questa zona. Poi c'è anche una questione di serie storiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candele verdi consecutive e il massimo storico delle serie storiche di mesi verdi di Bitcoin mai visti nella storia di Bitcoin. È la prima volta, se non erro, non vorrei sbagliarmi, ragazzi, ma adesso non vi vado a contare, insomma, che mi secco. Se sto sbagliando, ditelo voi, tanto non cambia niente se è l'unica volta o meno, ma io ricordo che sia la prima e unica volta che Bitcoin fa 7 mesi di fila. C'è un ma. Però su questa cosa che volevo anche specificare, intanto le serie storiche lasciano il tempo che trovano. Secondariamente, questa è una serie storica che è vero, sì, tutti i mesi verdi, però è anche spezzata da questa candela qui, perché quella è una candela che ha chiuso verde per semplice oscillazione di prezzo, cioè è una casualità, ve lo dico in maniera molto chiara, perché ha aperto a 42,258, ha chiuso a 42,558, cioè in pratica ha chiuso per 200 dollari verde, ma questa cosa è una casualità, è oscillazione. Quindi in realtà questa serie storica è vero che esiste, è vero che sono 7 mesi verdi, va bene, ma è verde con una spezzata al centro. Questo significa che se noi dovessimo considerarla questa serie storica, io la considererei tanto e non quanto, cioè non sono 7 mesi veri verdi, ragazzi, ma sono 4 mesi verdi, una candela di niente neutrale, o poteva essere anche rossa con grande tranquillità, e altri 2 mesi verdi. Quindi io la vedo un po' così, cioè questo significa che se questa candela riversa a fine mese di aprile e diventa verde, non mi stupisco così tanto per dire: oh Madonna, 8 candele verdi mensili. Sì, è vero, sono tante, sì, è vero, è la prima volta, ma c'è una spezzata al centro, una candela che spezza questa serie storica, perché in realtà ha chiuso per casualità verde, ma è una candela neutrale, non è una vera candela verde quella lì. Quindi in realtà significa che le forze del mercato che avevano fatto fare i massimi a Bitcoin sono state ritracciate, e infatti qui c'è stata la parte up e poi il ritracciamento. Questo significa che il movimento di questa candela è stato di riposo, per cui come se fosse una rossa, la stessa identica cosa, non cambia niente. Però
questa caratteristica c'è, e quindi dovremmo andare a considerare. Perciò magari il mercato dirà, beh, insomma, una candela rossa al mese di aprile ci può stare anche alla grande. C'è anche una congiunzione particolare con un ciclo annuale di Bitcoin di natura inversa, di cui non parliamo mai nel canale YouTube, ragazzi, però esiste anche questa tipologia di analisi ciclica, e è proprio il ciclo inverso che è molto delicato in questo momento e potrebbe indicarci anche che la candela in questione, se parte un nuovo inverso annuale, potrebbe essere rossa al 100%. Io un po' di dubbi ce li ho, siccome sono dei calcoli molto complessi, non ne parliamo mai in Academy, ovviamente facciamo delle analisi molto più approfondite, però qui insomma mi sembra un po' un eccesso parlare di queste cose. Quindi al momento candele rosse, andiamo a vedere i livelli di resistenza. Il primo livello di resistenza senza ombra di dubbio è la apertura della candela di mese di aprile, quindi proprio l'opening del mese, che consiste anche nel massimo di questo mese. In pratica il mese di aprile ha aperto ed è crashato dal primo tick, ragazzi. Non succede praticamente mai una cosa del genere, è una eccezione molto rilevante. Cioè, in pratica è come se il primo tick dell'apertura del mese fosse stato il massimo e poi solo vendite. Questa cosa, sì, di solito un po' un impulsino anche al rialzo, una mini shadow la fa, però valutiamo, ragazzi, questo potrebbe indicare che questa candela così strutturata magari non sta tanto in piedi, che magari il mercato potrebbe anche fare un doppio gioco, di cui vi parlo però nei prossimi video. Non voglio allungare questo, altrimenti veramente non finiamo più. A proposito, ragazzi, ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi i pollicioni, mi date anche una mano con l'algoritmo, e quindi su con i pollicioni, e poi soprattutto state vicini, secondo me, nei prossimi mesi, perché sono molto belli i prossimi mesi, e io vedo la possibilità che ci possono essere anche delle occasioni, come vi ho parlato più volte, ad esempio quando vi ho spiegato anche la questione delle altcoin nell'ultimo video, quello 4+1 altcoin dopo aprile, dal mese di aprile in poi, perché proprio nel mese di aprile questa correzione che avevo indicato in quel video là potrebbe darci il segnale di un eventuale possibile accumulo per un alt season, perché poi lì o la va o la spacca, ragazzi, non c'è più tempo poi. Va bene, ragazzi, allora fatto sta che insomma la candela mensile sia andata a configurare così il livello di supporto a livello mensile, è anche scontato, ci sono due livelli di supporto. Uno, il più importante di tutti, è il livello di opening di questa candela, $61,000. Quindi $61,000 a livello mensile sono importantissimi. Poi abbiamo il minimo a 59, che è stra importante. Se è breccato il minimo a 59, si scende e si inverte anche il trend, quindi questo è rilevante. Poi però abbiamo anche un altro livello di supporto per il mese, che è esattamente coincidente con questa zona, $66,000, quello attuale, che è il primo livello di supporto. Allora, a livello mensile oscilleremo intorno a queste zone e di pricing. Qui potete anche strutturare quelli che sono, per esempio, le vostre strategie. Se siete formati, avete tanta formazione, considerando questa zona, queste oscillazioni, questi livelli di range, potete fare tanti trade fighi, molto belli, e anche con coscienza, diciamo, fatti con criterio e logica abbastanza corretta, ecco, diciamo così, abbastanza corretta. Passiamo alla candela invece settimanale, candela settimanale che è brusca come la mensile, ovviamente apre e va direttamente giù, sta rompendo praticamente tutti i livelli di supporto. Il primo era il più importante, $67,000, a livello settimanale $67,000 è il livello più importante. Rotto quello, ci sono le shadow delle candele precedenti, ma in pratica c'è un pozzo senza fondo, insomma, definirlo senza fondo mi pare eccessivo, però fino a $63,000 può scendere con grande tranquillità. Rotti i $63,000 non c'è assolutamente poi una fase di riposo, la si può avere intorno addirittura a questa zona 57-58, quindi pericolosissimo.
Questo livello, secondo me, che sta tentando di breccare in questo momento, fa il vero spartiacque per questa settimana, perché se non dovessimo reggere i 67 nell'arco dei prossimi giorni, oggi ancora martedì, probabilmente Bitcoin accelererà a ribasso invertendo dei trend, ne parliamo domani. Però in linea di massima questa sono i livelli di supporto. Allora, a livello invece di analisi ciclica sul grafico settimanale c'è una confluenza di una cosa che già, di cui già abbiamo parlato. La struttura dei cicli annuali di Bitcoin è attualmente creata in questo modo. Teoricamente, ragazzi, allora, come vi dicevo, che questa zona il tempo stringeva per tentare nuovi massimi, e ne sono ancora convinto, se Bitcoin vuole tentare nuovi massimi, questa settimana sta facendo in questo momento un fake breakout sui livelli di minimo per prendere stop loss e ritornare a salire velocemente già da domani. Se non fa una cosa del genere, ragazzi, già la settimana prossima, secondo me, andare a ritentare dopo un breakout di questi livelli dei minimi la ripresa dei, insomma, per tentare nuovi massimi diventa complessa, perché abbiamo un ciclo molto importante da dover chiudere. Questa struttura ciclica qui, quella da 300 giorni circa, che dovrebbe essere il secondo movimento di questo maxi ciclo che si definisce il biannuale, un ciclo da 2 anni che adesso dovremmo tenerlo in considerazione per il semplice fatto che l'annuale classico non è avvenuto su Bitcoin, e in questo ci indica il concetto che Bitcoin sta facendo una forma ternaria all'interno del biannuale, quindi è teoria ciclica, ragazzi, lasciate perdere, perché a livello operativo poi non è che li possiamo utilizzare più di tanto, però, perché sono troppo lunghi 2 anni, no? Però questa cosa qui ci porta alla conclusione che qui c'è un ciclo in mezzo che dovrebbe essere costruito in questo modo, cioè una struttura ciclica che ha fatto una parte qui e che adesso probabilmente dovrà fare o una cosa del genere, ma comunque deve andare a chiudere questa zona, e la chiusura arriverà a luglio del 2024, a meno che non faccia un ciclo più corto, quindi magari potrebbe accorciare di qualche giorno, però in linea di massima il concetto è: questa è una zona da massimo storico, può farlo entro una settimana prossima, insomma una cosa del genere, poi dopodiché siamo stretti coi tempi e dobbiamo andare a fare una close di questo ciclo. Poi faremo la close dopo massimi nuovi, la facciamo direttamente da qui, la facciamo in laterale, la fa estremamente pronunciata a ribasso. Queste cose la ciclica non ve le dice, ragazzi, e la ciclica vi dice: i prossimi mesi non sono belli tranquilli come quelli precedenti. Questo tradotto in gergo io direi in questo modo. E quindi l'attesa di un'eventuale inversione di breve periodo che vada poi a innescare la chiusura di questo ciclo è la chiama, se la chiama poi, ragazzi. Quindi intanto abbiamo la questione dei cicli dell'halving di cui vi ho parlato, rivedete i video di cui abbiamo parlato nella questione appunto dei cicli dell'halving, l'ultimo soprattutto di cui parlo e vi spiego che c'è questo problema, cioè il fatto che noi abbiamo fatto i massimi pre-halving e dopo di solito avvengono una ventina di giorni di barra di congestione prima di superare i nuovi massimi. Ciò significa che dovremmo avere una discesa di un po' di giorni, insomma, ecco ragazzi, laterale poi discesa, questo concettualmente. Io personalmente però ho ancora un po' il dubbio su questa cosa, lo so che magari alcuni, perché il livello di discesa da qui mi sembra troppo prematuro. Io dal mio punto di vista avrei gradito la possibilità che Bitcoin ci schiasse un po', facesse un nuovo massimo per poi chiudere definitivamente questa cosa. Questa è la mia view preferita, ragazzi, una cosa di questo tipo è questo, fatevi lo screenshot, la mia view preferita non vuol dire quello che il mercato andrà a fare. A me suona un po' meglio una view di questo tipo per una serie di fattori ciclici, analisi tecnica, questioni temporali, questioni di serie storiche, questioni stagionali relative a Bitcoin, un po' di cosette messe in atto. Anche un po', scusate, di truffette che stanno facendo, perché il weekend di Pasqua era, insomma, come sempre difficile da gestire, perché
È un weekend spento, quindi c'è molto rumore, i segnali non funzionano, anche noi siamo andati in stop, stiamo andando in stop, ancora non è chiusa, ma andremo in stop con un'operazione su un bot holding. Insomma, tante cose che nei weekend di Pasqua, ragazzi, io le vedevo anche nei mercati classici, quando facevo lo stesso tipo di attività anche sui mercati classici. Weekend pasquali sono terribili, veramente, come quelli di agosto, terribili, ragazzi, perché non ci sono gli istituzionali, si fanno tanto rumore. Pensate che Bitcoin è addirittura aperto durante la Pasquetta, quindi insomma immaginatevi un po', anche il sabato e la domenica di Pasqua, eccetera. Allora, quella è la mia view preferita, ma attenderei quindi un po' per tirare le somme. Fatto sta che la breakout, insomma, a livello di breve periodo va considerato, perché tutti i trend iniziano dal breve periodo, tutti i trend di lungo iniziano dal breve periodo. Perciò, se noi vogliamo costruire e vedere un'eventuale reazione, costruire un accumulo per lungo periodo, è nel breve che abbiamo i primi dati, poi dopo ragioniamo a lungo, però nel breve dobbiamo vedere quello che il mercato va a costruire, lo farà secondo me entro poco. Quindi, se questo movimento è uno stop hunting e un fake breakout, noi riprendiamo tra pochissimo la strada del rialzo, e a quel punto Bitcoin farà massimi storici nuovi. Secondo me non ha altre strade, e da lì che poi mi preoccuperei a prescindere, perché quei massimi storici non dovrebbero essere tanto duraturi. Ora, è anche per questo che insomma, conoscendo anche io queste cose, probabilmente molti nel mercato sanno queste cose, probabilmente magari c'è poca pressione in acquisto anche per questi motivi, già la questione degli ETF, eccetera. Quindi di solito i mercati, quando fanno questo tipo di logica, a volte un po' anticipano. Quindi il fatto che abbia magari fatto già il massimo storico una settimana fa ci può stare, ecco. Quindi qui bisogna andare, ragazzi, un po' a tecnica di trading, perché i dati di natura ciclica e le indicazioni ci dicono che dobbiamo chiudere questo ciclo. Poi o lo iniziamo a chiudere da adesso o fra due settimane, ma quello è. E quindi contestualmente, diciamo, al di là dell'aspettativa, bisogna iniziare a prepararsi a questi tipi di movimenti. Attenzione, perché se qua fa una chiusura di un certo tipo, e poi il dopo, che è veramente interessante, sarà quello da tenere a mente su Bitcoin, perché è da lì che si parte nella vera fase di up, che poi potrebbe portarci, o dovrebbe portarci, ai massimi dell'anno 2024, proprio verso la fine dell'anno. Quindi altri 20 giorni, due mesi, tra insomma un mese e due mesi, di preparazione per studiare, ragazzi, per approfondire tutte le tematiche. Il tempo ve lo darà il mercato in questi mesetto, e farvi trovare preparati e pronti al prossimo step, al prossimo giro della boa. Beh, a voi la palla, ragazzi, perché io queste cose le sto dicendo da mesi, prima per la season, poi per la questione della correzione di Bitcoin. Secondo me è importantissima questa fase, come già vi dicevo lo scorso anno, è importantissimo farsi trovare preparati per quello che verrà, e qui avete un'altra chance, una finestra piccolina, ridotta, che potrebbe darvi un'altra chance, e questa volta anche la chance della season. Quindi io non ci perderei tanto tempo, cioè andrei a bomba a formarvi e a studiare su queste cose, ragazzi, e mi raccomando, ok? Detto questo, noi ci vediamo domani per i prossimi video, quelli di breve periodo. Vi ho fatto un po' il clou di tutto quelli che sono i livelli, teneteli a mente e vediamo che succede. Ci vediamo domani, ciao!